Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Qual è il vostro segno oggi? È una giornata favolosa o no? Guarda il video per sapere. Oggi è venerdì 18 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata di luna storta. Luna storta e non è solo un modo di dire, storta lo è davvero, allo zenith all'ultimo quarto, in quadratura alla coppia Sole-Mercurio, che dal segno opposto critica ogni vostra mossa. Come se non bastasse a darvi contro, ecco anche Nettuno e Giove, nessuno che vi sostenga con un trigono o un sestile, tutti fanno gli ignorri e se non aveste il vostro bel carattere gioviano, votato alla pace e all'ottimismo, questa sarebbe una giornata no. Invece, mal che vada, sarà semplicemente ni, con qualche grana di lavoro imprevista da sbrogliare, un affare ghiotto sulla carta ma alla luce dei fatti inferiore alle aspettative, qualche dubbio da sciogliere in famiglia e altrettante indecisioni sul fronte dei sentimenti. E allora seguite la regola dei saggi, sedete a gambe incrociate, mettete un po' di musica e aspettate, domani con un altro cielo sopra la testa farete le scelte necessarie e prenderete le decisioni del caso. Il rapporto d'amore si è fatto possessivo, materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. Buone opportunità per chi sta meditando l'acquisto di un immobile, di una casa, anche chi sta pensando di ristrutturarla potrà contare su idee nuove e innovative che vi permetteranno di risparmiare sul mutuo. Sarai un po' teso, rilassati. Oggi ti sentirai energico e sentirai dentro di te una forza nuova. Nuove idee geniali, vantaggi da un Capricorno. Scrivendo, comunicando o viaggiando potrai guadagnare soldi in più. Troppa impulsività, controllati. Conta fino a 10 prima di parlare. Se siete impegnati è il momento di fare progetti seri, stimolate il vostro partner ma fate discorsi molto pratici e accessibili. Se siete single si profila per voi un periodo in cui farete almeno due nuovi incontri, di cui uno estremamente interessante. Oggi potrebbe presentarsi improvvisamente l'opportunità per organizzare una breve vacanza, fate attenzione solo a scegliere bene le persone che vi accompagneranno. Fate attenzione a qualche cattiva compagnia, non mostratevi spazientiti con loro o risentiti. Finirebbero per farvi più male di quanto credete. Situazione complessa la vostra, abbiate più fiducia però nelle vostre risorse ed energie. Un buon momento per uscire da alcuni problemi che vi assillano. Concedetevi un meritato riposo e cercate di non affaticarvi in questo periodo. Oggi è un buon giorno per tutti i nati di mercoledì. Approfittate di Giove che vi sorride e potrebbe regalarvi qualche successo importante. Poche possibilità di schiarite, almeno per oggi, su un problema che vi sta affliggendo da un po'. Solo i nati di martedì potranno avere quella forza necessaria per avvicinarsi a una soluzione accettabile. Qualcosa si interpone tra voi e i vostri obiettivi amorosi, ma potrete raggiungerli davvero applicandovi con impegno e determinazione. Evitate di saltare addosso al vostro oggetto di desiderio, rischiate di fare una figura barbina e mangiarvi le mani dalla vergogna. Stanche, nervose, irritabili, non sarete al meglio della forma e i risultati che otterrete saranno modesti. Sacrificarsi al lavoro non è l'unico modo per rendere felici qualcuno. Il vostro audace dinamismo vi porta lontano grazie a una fortunata luna, pianeta del benessere emotivo, che vi guarda benevolo da Leone. Se festeggiate il vostro compleanno in novembre, avete percorso una bella scalata, avete parecchio faticato, ma i vostri sforzi saranno ripagati a partire dalle prossime settimane. Il successo in diversi campi sembra adesso per voi non così irraggiungibile, dovete però saper pazientare e attendere che il cielo vi mostri le altre vie da imboccare per seguire il sentiero della vostra completa riuscita. In famiglia siete al centro di interessi, di confidenze, la vera anima del gruppo e questa vostra posizione da un lato vi riempie di affettività, dall'altro vi colma di orgoglio. Chi ha una storia da tanto tempo presto si toglierà a belle soddisfazioni.
Per quanto riguarda il lavoro, molto c'è da fare soprattutto a causa del vostro carattere esuberante. Evitate incidenti diplomatici. Chi è in una relazione di lunga durata sta dedicando molto tempo al partner per coltivare il rapporto nel migliore dei modi. Sul lavoro bisogna evitare gli incidenti diplomatici. Giornata interessante, piena di vita. Nonostante la preoccupazione intorno a voi, potete comunque ritenervi fortunati. Cercate di apprezzare queste piccole cose, che vi metteranno di buon umore. Fate scorta di sentimenti positivi e di sensazioni piacevoli, che aumenteranno il vostro benessere. Fino a quando non avrete motivo di preoccuparvi, dovrete mantenere un atteggiamento consono. Adattatevi alle situazioni, è il miglior rimedio contro le ansie. Venerdì 18 e meno male che non è venerdì, perché con la Luna e Nettuno in quadratura che se le danno anche tra di loro e la coppia Sole-Mercurio all'opposizione, l'umore è già abbastanza nero anche così. Nessun astro pronto a tendervi la mano, tuttavia sul lavoro non c'è nulla da ridire, i vostri investimenti, anche se a passo lento, si stanno avviando verso un decorso positivo. Amore ed Eros, stanchi di cullare sentimenti segreti e magari non corrisposti, tanto vale chiarirla subito e farla fuori una volta per tutte. Molto da esplicitare anche le coppie già collaudate, se poi in famiglia volano musi lunghi e non detti, è ora di prendere il toro per le corna e aprire la botola dei rospi. Il primo è un'allusione alla suocera, il secondo qualche segreto di famiglia, non sopportate che i parenti mettano il naso nelle vostre faccende finanziarie e di cuore. Siete sfuggenti, inquieti e il partner se ne sta accorgendo giorno dopo giorno, per quanto cerchi di non dare importanza alla cosa, prima o poi esigerà una spiegazione valida. Avvertite con un Giove corrucciato, ballerino, in Pesci, segno avventuroso, un impellente desiderio di evasione sentimentale che vi invade, cui non riuscite a dir di no. Attenzione a non combinare troppi guai con chi amate. Specie se siete nati in novembre. Lavoro e denaro, zoppicante il cuore, non da meno il lavoro, qualcosa di nuovo in realtà c'è, soprattutto per chi non pone paletti e prende con slancio tutto ciò che arriva, perché in fondo tutto è esperienza, tutto è vita e vale la pena di provarci. Per dire no e cambiare c'è sempre tempo. Buone prospettive anche sul fronte commerciale, magari il capitale da investire sarà esiguo, ma mettendoci abilità, apertura mentale, disponibilità al viaggio, e su questo si può stare tranquilli, il vostro gruzzoletto ha buone prospettive di accrescersi in tempi ragionevoli. Siete un vulcano di creatività, ma oggi vi scontrerete con persone che vi chiederanno, costantemente, di essere pragmatici e mantenere i piedi per terra. Non è un cattivo consiglio. Vi sorprenderà scoprire che, a volte, essere realistici aiuta a concretizzare le idee nel modo più efficace. Esprimete una prorompente vitalità nel lavoro, dove sarà impossibile non notare il vostro caratteristico inesauribile sprint. Viaggiate con la mente in nuovi spazi di pensiero che vi forniscono vere e proprie illuminazioni. Se fate un lavoro estroso, trovate, grazie a questo felice stato d'animo, notevoli spunti creativi. Benessere, allo specchio vi vedete grassi e lo specchio dice sempre la verità, troppe birrette, buone gelate con la pizza, ma poi la pancia lievita e la bilancia non può che salire sempre un po' di più, scendere mai. Anche le alte temperature contribuiscono a gonfiarvi, ecco perché l'effetto è semplicemente disastroso e stentate a rientrare nella solita taglia. Ce ne vorrebbe almeno una in più. Incredibile ma vero, perfino i piedi vi sembrano ingrassati, ma in questo caso è impossibile, è il caldo ad agire sulle estremità, rendendole gonfie e dolenti. Inevitabile scegliere scarpe comode anche se non particolarmente eleganti, meglio se con la tomaia in stoffa o a rete e suola di corda, ah che bella invenzione le espadrillas degli spagnoli. L'allineamento planetario di oggi ti dà la libertà di prendere sul serio i tuoi sentimenti, senza essere ingannato dalle aspettative che potresti avere su te stesso in altri momenti del mese. Che cosa significa espandere i tuoi orizzonti per te? Per lei. Finché la suocera continua a mettere becco in casa vostra, perfino in cucina, criticando le vostre ricette, i vostri rapporti non arriveranno mai al dunque. Urgente sospendere le ostilità, magari con una parvenza di amicizia le cose funzionerebbero meglio. Per lui,
Quattro zampe dispettoso, una ne pensa e cento ne fa. Tra devastarvi il salotto, le poltrone nuove in soggiorno o fare man bassa in dispensa, non sapreste cosa vi ha scocciato di più. Probabilmente quest'ultima, perché quelle ghiottonerie erano per voi. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.